bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi andrò a commentare quella che è stata la classica pool di fine anno della community Instagram Punk Rock Vinyl. Ogni anno a dicembre vengono prese le più importanti uscite in ambito punk rock hardcore, circa 150-160 dischi, vengono messi in griglia e uno dopo l'altro si sfidano fino ad arrivare a un vincitore finale. L'anno scorso fui molto molto d'accordo con la community, infatti venne decretato vincitore quest'album, Dancing with the Cars dei Get Dead, album che a distanza di un anno posso tranquillamente confermare come miglior disco del 2020. E tra l'altro in una live avevo anche predetto che questo disco avrebbe vinto questa pool, quindi c'è stato questo Kant in versione Nostradamus, ma me la sono anche menata abbastanza tanto per averci preso. Però questo non vuol dire che io sono uno che ci prende sempre, ma semplicemente ho confermato la teoria dell'orologio rotto che due volte al giorno segna l'ora esatta. Infatti quest'anno avevo predetto due dischi che naturalmente non hanno vinto. Avevo predetto che secondo il sentiment un po' della community avrebbero potuto vincere i Chaser, visto che è una community molto hardcore melodico friendly, invece sono usciti abbastanza presto, oppure visto l'hype che hanno avuto avevo detto che secondo me alla fine avrebbero vinto i Turnstile con Glow On, album del quale non sono ancora riuscito a comprare il vinile, sembra praticamente impossibile comprare una copia. Adesso vedrò se in questo 2022 ce la farò, se no alla fine vorrà dire che mi comprerò il CD. Comunque Glow On dei Turnstile è arrivato abbastanza in alto in questa pool, infatti è arrivato in semifinale, ma in finale ci sono arrivati due grandi mostri sacri. Infatti se la sono giocata NoFX con Single Album e i Descendants con Night and Walnut. E alla fine, come sicuramente avrei vinto dal titolo, hanno vinto i Descendants. Secondo me sono arrivati in finale queste due band anche e soprattutto grazie al fatto che la community di Punk Rock Vinyl si è molto allargata nell'ultimo anno e quindi i nomi probabilmente sono andati anche un po' oltre al disco della serie e i fan di Descendants hanno votato Descendants a priori, come del resto i fan di NoFX, e questo ha fatto sì che arrivassero queste due band in finale. Ma la pool ha dato un suo parere ben preciso e quindi complimenti a Descendants per aver vinto questo premio che negli anni comincia a diventare abbastanza ambito. Tra l'altro lo stesso Fat Mike ha fatto vedere le chat di lui e Milo che si confrontavano nei giorni in cui i dischi erano insieme in finale, quindi anche le stesse band cominciano a tenerci abbastanza a questo titolo che, seppur effimero, è un voto popolare perché è dato da i Regas che frequentano la community e per arrivare alla vittoria sono serviti oltre 1 milione di voti. Allora, io naturalmente sono contento per i Descendants perché chi segue il canale lo sa benissimo, sono una delle mie band preferite di sempre, anche se mette un po' di tristezza che abbia vinto un album del passato, che è appunto questo Night and Walnut. E per chi non sapesse la storia, feci una live unboxing tempo fa dove facevo vedere la mia edizione assieme alle maglie del pre-order, e però già che ci sono un po' te la rifaccio. L'album è composto da pezzi composti dalla formazione originale The Descendants, che appunto vede Milo, Bill Stevenson, Frank Navetta e Tony Lombardo. Le canzoni per gran parte furono poi messe in disparte, che poi nel 2002 Bill Stevenson con Navetta e Lombardo cominciarono a registrare questo disco. Il progetto, dopo aver registrato le basi, andò un po' in alto mare e venne in qualche modo dimenticato. Poi nel 2008 Frank Navetta venne a mancare e di questo disco non se ne seppe più nulla. Fino al 2020, che complice la pandemia, i Descendants decisero di spolverare questo progetto e Milo andò in studio per registrare le tracce vocali e il disco vede poi finalmente luce nel luglio del 2021 tramite Epitaph Records, quindi quasi 45 anni dopo la composizione dei pezzi. E il disco secondo me ha avuto molto successo anche per questo motivo, perché c'è l'effetto fotografia del passato.
È come viaggiare nel tempo e ascoltare un disco che i Descendants alla fine non hanno buttato fuori ai tempi. E infatti al suo interno ci sono dei pezzi veramente incredibili. Cito le mie preferite come Moicans, Night Age, I'm Shaky, pezzi che ora voglio sentire sempre durante un set di Descendants. Il problema è che assieme a diversi capolavori ci sono anche tante tante filler, quindi questo va un po' a penalizzare il risultato finale. Forse 18 canzoni sono troppe, comunque con 18 canzoni stiamo abbondantemente sotto i 25 minuti, ma nel complesso, a parer mio, la qualità non è lineare. Già che ci sono, ti faccio rivedere la mia copia, in pre-order assieme alla maglietta. A dire il vero, ho preso 3 magliette di questo disco per dirti quanto ci ho creduto quando era stato annunciato, e tuttora mi piace parecchio, me lo sono ascoltato diverse volte prima di girare questo video, però posso confermare quelle che erano le mie impressioni iniziali. Allora, la mia copia devo dire che mi piace veramente parecchio, ed è questo vinile splittato blu e bianco, veramente molto molto bello. Ne sono uscite tantissime edizioni limitate, credo che questa sia limitata a 300 copie, potrei sbagliarmi, come potrei averci preso. Ma non è questo che conta. Quello che conta è che finalmente il cerchio in qualche modo è stato chiuso, e penso che finalmente Frank Navetta con questo abbia un album tributo nel quale tra l'altro ha suonato. Ditemi adesso voi nei commenti che cosa ne pensate del risultato della pool di Punk Rock Vinyl e cosa ne pensate di Ninth Walnut The Descendants. Voi che team siete tra l'altro della band? Old School con Frank Navetta e Tony Lombardo o New School con Alvarez and Egerton? Fatemi sapere, che sono molto molto curioso. Quanto a noi Regaf, probabilmente questo è l'ultimo video di YouTube dell'anno, anche se probabilmente farò una live per salutare, quindi a noi fondamentalmente non ci cambia un cazzo, perché come al solito noi ci rivedremo molto molto presto, e quanto a voi Regaf, ascoltatevi Descendants, e che cazzo, ciao!